Il rapporto con lo Stato, che è l'altra dimensione su cui valutare il partito neofeudale, il partito nuovo. Il rapporto con lo Stato. Il partito, se è una comitata elettorale, il suo mestiere è terminato quando è finita l'elezione. Si ricomincia 6 mesi prima delle elezioni, o 2 anni, se le candidature sono 2 anni prima. E il partito che invece sollecita, non devo ridirvelo, è stato detto da molti compagni e amici oggi, il partito che sollecita lo Stato. Perché? Perché il giorno che è eletto un amministratore, un presidente di municipio, non i deputati che mantengono il legame con quanto liberi nel mandato, fino a che non rompono quel mandato, mantengono l'impegno per cui sono stati eletti, quindi sono di partito, le persone elette negli esecutivi devono rispondere all'intera popolazione, okay? Dall'istante in cui sono eletti, se fosse anche in un municipio. Quindi, come una delle discussioni avute a Roma molto interessante con lo straordinario segretario di circolo che abbiamo bollato come potere per il potere, ma che è una bravissima persona, in un bellissimo colloquio avuto il giorno dopo nella federazione, quando ricevemo 35 circoli sono venuti a Roma a discutere, come molti di voi sanno, perché non contenti della valutazione. È così, i processi valutativi sono così, sono aperture di discussione. Un bravissimo, si è voltato agli altri, era un ex bravissimo segretario di circolo che è diventato un importante assessore dice io ve l'avevo detto che me dovevo dimettere quando diventavo assessore, perché della discussione di un'ora che abbiamo avuto era evidente che lui non poteva più svolgere la funzione di segretario di circolo, perché dall'istante in cui era stato eletto lui doveva lasciare l'incarico di segretario di circolo, quello doveva passare a un altro, non schiacciato su di lui, ma non per fargli le scarpe, perché questa era immediatamente l'idea, per sollecitarlo, come abbiamo tentato di praticare a Donna Olimpia nei confronti di Stella Marino, che è assessore del Comune di Roma e il cui circolo, è evidente che era rischioso, uno dei luoghi ideali era quello di Donna Olimpia, lo sapete, e non è stato facile, perché la tendenza del circolo a dare una mano a Stella, cazzo se ha bisogno di avere una mano, rischiava, ha fatto la battaglia contro Malagrotta, ha fatto altre battaglie, ma l'aiuto migliore che gli può dare un circolo è di dirgli che le cose non stanno funzionando da parte dell'AMA, prima che gliele urli 5 Stelle o che gliele urli 5 Stelle. Il suo aiuto è quello di dire che le cose